Ciao Bettes.it, sono qui in missione pericolosissima, in missione quasi folle, potrei morire da un momento all'altro, da un giorno all'altro, ma questo è il lavoro e il mestiere di critico cinematografico. Sono qui in missione per Bettes.it al Festival di Torino, uno dei più belli d'Italia, uno dei più chic, uno dei più cinefili, uno dei più eleganti, lo sapete, lo sanno tutti, eccola qua, Kim Novak, Ergatto, Torino Film Festival, 35esima edizione, è nato nel 1982, è uno dei festival più metropolitani e più amati e belli d'Italia. Film d'apertura, Finding Your Feet, va bene, trova il tuo piede, trova la tua fetta, eccola qua, la mia l'ho trovata, l'avrete trovata anche voi in primissimo piano, omaggio a Terry Gilliam. E detto ciò, Finding Your Feet, Richard Longcrane, è il film d'apertura della 35esima edizione del Torino Film Fest, anteprima mondiale. Richard lo conosciamo, lo conoscete, la maschera antigas, e poi boom, se la toglie ed è Ian McKellen, il Riccardo III, uno dei suoi film più famosi. Ma ultimamente l'ho ricordato, ce lo siamo ricordato con Wimbledon, no? E attraverso appunto il tennis, in un momento di grande tennis al cinema, adesso Borg McEnroe e la battaglia dei sessi. Wimbledon lo fece Richard Longcrane, è un regista inglese esperto. E beh, Finding Your Feet non mi è dispiaciuto affatto, va bene, perché non ci potrebbe essere contraddizione più divertente che avere come apertura del festival, che insieme a Giffoni è il festival per i giovani per antonomasia d'Italia, infatti si chiamava Cinema Giovani all'inizio nel 1982 quando è nato il Festival di Torino. Non ci potrebbe essere contraddizione più divertente che non avere come prima un film sui vecchietti arzilli, sui vecchietti esuberanti, sui vecchietti che cantano le freak degli chic, ed è un film che mi è piaciuto moltissimo. Una sorella altolocata è una sorella inglese poveraccia. La sorella altolocata è una lady, la sorella poveraccia è una lady, ma piange all'inizio nelle sue zone lussuose della vita e dell'esistenza umana. La sorella invece poveraccia è una che invece ride come una matta quando si butta in uno stagno che farebbe schifo a tutti noi. E già qui graficamente Longcrane è bravissimo a creare la distanza. Poi le sorelle non si vedono nella vita. Purtroppo la lady ha una disavventura matrimoniale, quindi è costretta a tornare a vivere con la poveraccia, che si chiama Elizabeth, ma la lady la chiama Biff, perché da piccola non riusciva a pronunciare il nome Elizabeth. La lady si chiama Sandra ed è interpretata dalla grandissima Imelda Staunton. Biff, Elizabeth, è interpretata da Celia Imrie, che nel film è meravigliosa, la nostra Celia Imrie. A questo punto il film di Longcrane che cosa diventa? Diventa l'altezzosa che entra nel mondo di questa lower middle class inglese, ma rappresentata con una grande fierezza, con una grande dignità nei loro ambienti, nei luoghi dove vanno, nel loro tempo libero. Frequentano appunto una scuola di ballo, e dove si mettono tutti lì a dimenarsi. E la sorella poveraccia è un po' passionaria, un po' sinistroide, un po' rivoluzionaria. Anche la marijuana, e la sorella altolocata, Imelda Staunton, sta lì e dice: no, vabbè, ma io sono una lady, sono una lady. Il film di Longcrane è bellissimo perché parlerà appunto di due sorelle che forse ritorneranno in connessione tra loro, parlerà anche di amore, e poi diventerà anche un po' Happy Feet, Finding Your Feet, perché? Perché il feet e il piedone nel titolo è anche il passo di danza. Happy Feet di George Miller era un film sulla danza, su un pinguino che voleva ballare, ed era Billy Elliot nei pinguini. Questo invece è Happy Feet nei vecchietti, e quindi forse Lady Sandra, la Lady, riscoprirà anche un piacere per il ballo che ha a che fare con un qualcosa di quando lei era bimba. Il film è stupendo perché poi diventa anche Roma, Gita, perché poi diventa anche amore, Timothy Spall. Ma quanto è figo Timothy Spall, è diventato magro, è diventato simpatico, io avevo paura di lui. Lo devo ammettere, da giovane avevo paura di lui, quando lo vedevo nel deserto di Bertolucci, quando lo vedevo in Gothic di Ken Russell mi faceva schifo, era ciccione, era viscido, tendeva anche un po' a sballare, Timothy Spall, ve lo ricordate in quei film? Adesso che meraviglia, che uomo asciutto, che uomo per bene, che uomo drammaticamente simpatico. Forse lui è un amico della poveraccia, Biff, comincerà a guardare un po' Lady Sandra, la comincerà a guardare un po' così. È un film anche sull'Eros, signori, su questo Eros che può tornare collegato alla nostra testa e alle vite di questi signori. Quello che mi ha fatto impazzire di questo bellissimo film è che è una favola, ok? Riesce a sposare perfettamente l'ottimismo anche spinto
in chiave cinematografica con la grande tradizione del socio-realismo inglese che viene da Ken Loach, Mike Leigh e che viene però anche dai nostri Roberto Rossellini, Vittorio De Sica e Cesare Zavattini. Quindi questa capacità di sposare il sogno cinematografico con la realtà, il vento dell'Inghilterra, con il sole della California hollywoodiana. Questo è stupendo, questo è Full Monty, questo è Marigold Hotel, prodotti inglesi fantastici, di grande ottimismo e socio-realismo insieme, e in questo Lon Crane vince, vince, perché quando rappresenta questo mondo sottoproletario della sorella poveraccia, è beh, di una credibilità, di un realismo, è incredibile, quindi non è mai un cinema ruffiano. Grandissime frasi, grandissima anche Joanna Lumley nel ruolo di Jackie nel film. Lei si è sposata, è un'amica della poveraccia, lei si è sposata tante volte, il suo ultimo matrimonio è finito, è andato male per motivi religiosi. Perché? Perché mio marito era convinto di essere Dio e io, no, e io non ci credevo. E quindi questa è una grande battuta di humor britannico per motivi religiosi. E poi, hai paura della morte? No, perché come diceva Mark Twain, sono stato morto miliardi di anni prima di nascere e la cosa non mi ha procurato alcun problema. Mark Twain era della Florida, no, anzi era del Missouri, però come sapete lanciava degli aforismi degni di Oscar Wilde e Bernard Shaw, quindi della grande tradizione anglosassone degli aforismi. Ragazzi, ho parlato con dei colleghi giovani alla fine, no, vabbè, ma come anteprima di Torino, come prima di questo festival, mai vecchi, ma perché? Ma è un film buonista, ma de che? Questo è un grandissimo cinema. E mi ha emozionato, mi ha divertito, mi ha fatto ridere, mi ha fatto ballare con la testa e mi ha fatto vedere la capacità, la grande scuola anche recitativa inglese, perché Imelda Staunton e Timothy Spall spaccano il mondo in questo film. Finding Your Feet, che diventa alla fine Happy Feet di Richard Lon Crane, bellissima anteprima mondiale, bellissima apertura della 35ª edizione del Festival di Torino, del Torino, del TFF. Che non è il TFR, è una cosa più allegra, e cioè il Torino Film Festival. Ciao Bettista.